Benvenuti, benvenute in questo video, carissimi amici e amiche. Voglio parlarvi oggi del grande libro della magia di Maria Fenoglio, Evocazioni, incantesimi, malie, l'occultismo svelato a tutti. È un libro validissimo, sono quasi 400 pagine, è un contenuto molto ampio, un libro che va bene sia per coloro che muovono i primi passi nel meraviglioso mondo della magia, sia per coloro che invece la studiano e la praticano da anni. Perché oltre ai contenuti base ci sono dei contenuti davvero molto approfonditi che abbracciano tutti i tipi di spiritualità, ma dal punto di vista magico. Ecco, quindi davvero è un libro che consiglio a tutti voi. Come è strutturato questo libro? Anzitutto vi è un'introduzione dove si parla della magia antica paragonata alla magia moderna e poi ci sono delle sezioni apposite per quanto riguarda le operazioni di magia e poi anche gli strumenti della magia, quindi la bacchetta, il pugnale, il bastone, la spada con delle formule evocatorie. E invocatorie antiche ma anche moderne. Poi si fa accenno ai libri dei rituali, detti anche grimori, quindi come confezionare un proprio libro di rituali, facendo naturalmente riferimento ai libri dei rituali antichi. Poi ci sono, ecco, il simbolismo, talismani, amuleti. E antiche, antichissime formule da usare nei rituali, perché tutti noi possiamo comporre dei rituali. Alla fine, i più bravi, i più davvero portati per l'esoterismo, finiscono per confezionare dei propri rituali, perché sanno quali sono gli strumenti base e quindi le invocazioni che ognuno ha, praticamente fa proprie, a seconda delle divinità e degli spiriti dell'operatore, ecco, e per cui un rituale non sarà mai un rituale fatto, non c'è una regola base, ecco, per i rituali, a parte, ripeto, gli strumenti da usare, ma poi quello che conta, c'è scritto anche qui, è la fede e la volontà e il connettersi anche alle correnti astrali. Quindi saper prendere le correnti astrali e quindi evocare queste correnti astrali in noi e poi trasmettere questa volontà nel rituale affinché il rituale poi porga la nostra richiesta alle forze superiori. Però bisogna avere fede, bisogna credere in quello che si fa e desiderare ardentemente quello che si fa. E poi, come ripeto, i rituali devono essere rivolti al bene. Ecco, in tal caso non ci saranno i colpi di ritorno. Ma tornando al libro, è difficile per me davvero parlarvi di questo libro perché c'è tantissimo, ad esempio le operazioni magiche d'amore, vedete? Le operazioni magiche d'amore e poi ci sono ecco ad esempio questo rituale per ottenere un amore sicuro, dove si dice che ogni parola d'amore è come un filtro magico, è accoppiata al pensiero, quindi l'importanza del pensiero, accoppiata al pensiero può avere molta efficacia. Poi quello che è importante è avere in un rituale d'amore anche qualcosa che appartenga alla persona che vogliamo che ci ami. Un fazzolettino, i capelli, un fiore, mozziconi di sigarette, tutte cose che lei o lui abbia toccate costituiscono un oggetto di contatto. Quindi sedersi al buio, tenendo in mano l'oggetto del contatto, visualizzare l'amato o l'amata e mormorare più volte il suo nome e recitare questa formula. Potere di desiderio che mi sconvolgi, ascoltami, fa che il mio pensiero lo raggiunga o la raggiunga, l'avvolga. Dopo queste parole bisogna poi occultare l'oggetto, detto anche testimone, in un panno verde e ripetere l'operazione per 7 sere consecutive, possibilmente alla stessa ora.
Dunque, quindi ci sono rituali d'amore e poi anche si parla delle erbe, quindi delle erbe come strumenti per confezionare i sacchettini magici d'amore, quindi c'è anche della magia verde, gli strumenti rituali, la bacchetta, il bastone, il diadema, la spada, il pugnale, l'ascia. Perché anche l'ascia è uno strumento rituale. Poi c'è proprio una bella serie di pagine dedicate alla Tacita, quindi alla bambola in magia, e si parla anche di ogni strumento, in ogni sezione si parla delle origini magiche di tale strumento. Scusate il rumore che sento in sottofondo, stanno facendo i lavori, ma io oggi avevo voglia di fare questo video. E si parla addirittura dell'inizio dell'Ottocento, quando la bambola era entrata nel mondo del giocattolo, lasciando quella dimensione un poco vaga di feticcio nella quale affondava le sue radici. Però le radici della bambola, per l'appunto, risalgono, che risalgono al Medioevo, portano proprio ad atti magici. Ecco. Quindi la Tacita, poi si parla dell'importanza della coppa, la preparazione di libri, di rituali, che ci sono sempre stati, libri di rituali detti anche grimori, il simbolismo, gli alfabeti segreti in magia, gli alfabeti segreti. Ecco, guardate com'è bello ad esempio questo antico alfabeto segreto isiaco per comporre degli scritti occulti, guardate, guardate. Quindi praticamente ogni segno corrispondeva a una lettera. Gli alfabeti segreti delle lingue antiche sopravvivono ancora ai nostri tempi, come quelli copto, virgiliano, babilonese, apolloniano, cananeo e altri che costituiscono un insieme organico di geroglifici corrispondenti in modo meraviglioso all'occulto organismo della vita o anima universale. Io poi avevo qui segnato alcune pagine particolari, di particolare interesse, vediamo un po'. Ecco, ad esempio qui c'è il tormento col pugnale, che è un rituale antichissimo, antichissimo, diffuso in Inghilterra, Scozia, Bretagna, che si opera alla mezzanotte del martedì, poco prima della luna nuova, in un locale apposito. È un rituale che si effettua, ora qui non dico nei dettagli, quindi che si effettua con un pupazzo, per l'appunto, dopo aver parlato dell'importanza della Tacita, dei pupazzi in magia, che fanno parte proprio della magia analogica, perché si fa subire al pupazzo, che può essere creato da noi in cera o anche in stoffa, l'importante è metterci su magari anche la foto, una piccola foto stampa. Alcuni mettono anche soltanto la data di nascita e il nome e cognome della persona che vogliamo sia affatturata nel bene possibilmente, quindi che si innamori di noi, ma addirittura guardate nel bene o nel male. Ma anche perché, ripeto, anche delle fatture contro nemici, fatture potenti fatte, non so, con erbe, con terreni del cimitero, difficilmente otterrebbero la morte di questa persona. Tutt'al più, ecco, quello che otterrebbero tali fatture è che questa persona la smetta di darci fastidio. Questo, perché per fare delle fatture di morte vere e proprie, guardate che ci vuole tanto di quel tempo, tanto. Tanta di quella intuizione, volontà, potenza e anche erbe particolari, filtri particolari di difficile reperimento, dei quali non mi va di parlare adesso qui in questo video. Dunque, qui ad esempio si dice che se si vuole dare tormento col pugnale, che però non è un tormento che porta alla morte, si dice anche dopo, per la legge della corrispondenza magica. Il soggetto sentirà ogni pugnalata una fitta fortissima. Non è consigliabile ripetere il rito in quanto efficacissimo. Adesso ve ne parlo un po' così en passant. Sappiamo di molti che dopo un tale trattamento non hanno più osato di fare del male a nessuno. Quindi molti anche dei rituali di magia nera non provocano morte degli avversari, ma soltanto l'allontanamento, oppure queste persone sinceramente la smettono poi di dar fastidio. Ecco, tutto qui.
Io davvero vorrei fare un rituale di allontanamento contro quelli che hanno fatto profili falsi contro di me su Facebook o su TikTok. Ecco, quindi profili falsi col mio nome e la mia faccia, in cui hanno scritto degli inviti a rivolgersi a loro in un italiano sgrammaticato che io non userei mai. Quindi vorrei fare veramente dei rituali pubblici contro di loro, ma lascio perdere. E penso che queste persone verranno punite per le loro azioni, comunque ci penserà il karma a punirle. Allora mi devo decidere a darmi questo rituale. Quindi ho detto, è un tormento col pugnale è diffuso in Inghilterra, in Scozia, in Bretagna, da effettuare la mezzanotte del martedì, poco prima della luna nuova. Sull'altare mettere un triangolo equilatero col vertice al nord, dentro al triangolo della cera da modellare, quindi creare la statuina lì per lì. Puoi usare, volendo, anche un bruciaprofumi, un'ampolla con l'olio, una candela rossa, delle polveri di erbe velenose mescolate, qui si dice polveri di erbe velenose, mescolate a ossa di morto tritate finemente. Io direi polveri, scritto qui, polveri di erbe prese dal cimitero. Ecco, quindi semplicemente erbe prese dal cimitero, non c'è bisogno di usare quest'altro ingrediente, ecco. Quindi prendere queste erbe, mescolarle all'impasto o anche della terra, quindi erbe o terra del cimitero, ecco dire così. Prendere questa terra o queste erbe e mescolarle alla cera e dare forma al bambolotto, che qui si dice avrà l'altezza di 30 centimetri, ma anche un po' meno, un po' di più, non è un grosso problema. Puoi scrivere sotto il nome e il cognome della persona e queste parole in lingua gaelica. Aie con la Y, aie, aie, a con la H, avai con la Y, babuk, che è una sorta di invocazione magica. Puoi prendere il bambolotto, soffiare sul bambolotto per infondergli la vita. Ecco, perché il soffio è il soffio vitale, nelle operazioni magiche significa infondere la vita, perché guardate che i bambolotti possono essere confezionati anche per la salute, quindi anche per dare salute, per favorire la salute delle persone, per cercare di attenuare e mandare via per quanto possibile le malattie. Quindi possono anche essere usati con un intento benefico. Quindi prendere il bambolotto, soffiarci sopra, poi fare un giro completo attorno all'altare, pronunciare il nome della persona per 3 volte mettendo il bambolotto in mezzo al triangolo. Puoi prendere la candela rossa, ungerla con un olio, e accenderla, porre dietro alla candela il bambolotto e alzare le braccia mormorando: Tu che sei quassù, guidami in questa operazione, fammi assistere da Merlino, Viviana, Melusina, Morgana, Brisen, signora del lago, e che tutto proceda bene. Dopo qualche minuto si sentirà una vibrazione e si avrà l'impressione che nel locale vi siano più persone. E sono queste creature invocate che vengono in aiuto, perché quando si svolge un rituale le entità arrivano. A questo punto visualizzare il pupazzetto come se fosse una persona viva, immaginare che senta la forza pensiero che lo colpisce, come delle staffilate che lo fanno soffrire, e poi pronunciare queste parole: che questo pugnale ti tormenti, che bruci le tue carni, che il tuo cervello si liquefi, che il tuo stomaco arda, scritto qui, non l'ho inventato niente. Che i visceri sussultino, brucino, però ognuno di noi può anche attenuare, volendo le formule, che le tue gambe non ti sorreggano, che questi colpi segnino le tue carni, non farai più del male a nessuno, ricordalo, ricordalo. Prendere quindi il pugnale, arroventare la lama, piantarla nel bambolotto e per la legge della corrispondenza il soggetto sentirà ogni pugnalata una fitta fortissima e si continua finché la candela rossa non viene consumata. Ok, quindi il rito, si dice qui, scatena delle forze sconosciute che colpiscono chi è preso nel mirino di chi opera. Quindi si darà una dura lezione al proprio nemico. Qui si dice a chi opera il male, quindi attenzione a chi ha fatto del male a persone innocenti. Ecco, dunque, ripeto, siamo già a 14 minuti.
Non voglio svelare più di tanto di questo bellissimo libro. Cos'altro dire? Cos'altro dire? Si parla anche di magia bianca, vedete, si parla anche di magia bianca, di magia rossa, dei poteri psichici, nell'occultismo. La bellezza di questo libro sta anche nel fatto che ci sono delle fonti storiche che riguardano la magia. Ad esempio, c'è un capitolo che si intitola La rigenerazione, dove si parla di Elisabetta I, Elisabetta I, regina e maga, vedete? Poi c'è un capitolo dedicato ai misteri di Iside e la magia rossa, e infine anche la magia nera. Anche la magia nera. Bene, quindi direi che è un libro molto molto completo, sono, ripeto, quasi 400 pagine, anzi sì, 400 per la precisione, 403 pagine. Quindi davvero ve lo consiglio, il prezzo del libro io l'ho pagato, qui c'è scritto 18 euro, ma l'ho pagato un po' meno, l'ho pagato un po' meno, e quindi davvero consigliatissimo, Gherardo Casini, editore, si trova un po' su tutti. Su tutti i siti che vendono libri online, non ricordo se l'ho preso dal Giardino dei Libri o da Amazon, quindi lo trovate sia su Amazon che sul Giardino dei Libri. Allora, ciao a tutti e buona vita a tutti e a presto con altri video.